Salve a tutti ragazzi, qui TTD, ben ritrovati sul mio canale. Siamo qua per andare a fare il primo Super Ezza. Lo trattiamo in video giusto perché è il primissimo Super Ezza del gioco. E volevo vedere insieme a voi come funzionava tutta la roba. Ah, proprio così, diretto, è la prima volta che ci entro. Come cacchio funziona? Cioè, è un altro stage? Ah, così. Level Super. Ah, devo cliccare là? Che macello. Ok, quindi... Ah, bella l'animazione! Fighissima! Così normale... Bella da Dio! Ok, l'animazione è carina, ma vabbè. L'importante ora è capire effettivamente che cosa ci troviamo contro. In questo evento, level super will become available. Ok, after a certain level, immagino che sia dopo che hai finito l'Ezza. Ok. Gain an advantage in battle against Super Saiyan 3 Goku with the following character. Super Tech and Extreme Tech type character. Resurrected Warrior category character. Resurrected Warrior category character can deal increased damage as well as reduced damage received. Ok, come normalezza. Però, in più, se il Resurrected Warrior category character è ezzato, possono fare molto più danno e ridurre ancora di più il danno ricevuto. Poi per il resto rimane le solite robe degli Ezza, quindi niente continua, niente support memory, eccetera. E ovviamente i PG con lo stesso nome, vabbè. Quindi effettivamente quello che richiede di fare è di andarci con il Resurrected. Oddio santo, il Resurrected Cristo. Considerando... di usare PG ezzati, Super Tech ed Extreme Tech soprattutto. Quindi vediamo un attimino. Ok, qualche Golden Frieza c'è. Va bene, allora, questo qua è il team con cui affrontiamo il primo Super Ezza. Yeah, praticamente è come si affrontava all'epoca. Però con tutti gli Ezza. Allora, non mi aspetto super mega difficoltà, però voglio vedere. Lo stage è uno solo. Non ce ne sono di più. È un solo stage da affrontare un paio di volte con delle missioni. Giusto un attimo, credo che ci sia una missione che richiede di farlo entro tot minuti. Ok, eccolo qua, perfetto, le ho qua sotto. Allora, clear lo stage ti dà 3 medaglie. Clear lo stage con 3 sworn enemies ti dà 6 medaglie. E clear lo stage in 3 minuti e 30 secondi ti dà altre 6 medaglie. Poi, a completamento da 3 medaglie e 3 stone. Va bene, ok, allora... andiamo così, dai, iniziamo. Iniziamo. Allora, non dovrebbe essere troppo difficile, mi aspetto. Boh, vediamo. Comunque, il livello del... livello degli Ezza ormai non è difficile, quindi... ok. Si capisce esattamente quanta vita c'ha e tutto. Anche perché è un team del cacchio rimasto indietro di molto. Non è divertente, però vabbè. Il problema è portarsi 3 sworn enemies per la run. Che poi non siete neanche obbligati a farla, la missione. Effettivamente parlando, non siete neanche obbligati a farla. Oh, special su Golden. Ma no. Oh, 100.000, ok. È un po' di danno considerando il team de merda che ci stiamo portando dietro. Ah, ok, no, va bene, i tech lo sciolgono proprio. Ok, ok, sì, no, proprio i tech, regà, se lo mangiano vivo. Va bene, allora. Fa schifo solamente il key? Certamente, ma è... yeah, Resurrected Warrior quando vi portate un po' di PG lì, un po' di PG là. Ok, quindi i tech sono gli unici che carriano effettivamente. Va bene, ok. Ci sta. I tech sono quelli che effettivamente carriano. Anche perché ora qua se fa la bottona. Infatti. Ok. Fa schifo che ci sono pochi tech. Lui ha caricato 4 milioni. Fatemi vedere un attimino l'int quanto gli fa. Sì, c'è danno anche da lui, ok. Finché c'è l'Ezza va bene. Se non c'hanno l'Ezza fanno un po' schifo. Oddio, lui... Se il tech aiutava troppo qua. Me lo ricordo quando uscì l'Ezza all'epoca, ragazzi, stiamo parlando del 2017. La vecchiaia, lasciamo perdere, fa già male solo dirlo. Fa male solo a dirlo. Fidatevi. È divertente però che ti fa riutilizzare sti PG vecchi come il cucco. Da un lato è divertente.
No, non è difficile. Non credo che nessuno di questi Super Ezza sarà difficile. Però prendetelo per quello che è. Content extra con un PG nuovo da utilizzare. Se lo volete utilizzare. Un PG nuovo da utilizzare nella celebrazione. Che ci sta a metterlo insieme a un Ezza. Fanno un Ezza e poi il Super Ezza. Ci sta, è una cosa in più, sinceramente. Ecco qua, le tre stone per aver completato. Dovrebbe avermi dato due missioni, perché non credo che avevo fatto anche il Sworn Enemies, non mi ricordo. No, credo che le abbiamo fatte tutte. Ok, 18, dovrebbe essere 30 o 45. Andiamo a vedere ora, più che altro. Ah, 30 medaglie servono. Ok, vabbè, sono effettivamente poche run. Direi che possiamo tranquillamente metterci un attimino qua a farlo e via. Sì, Goku Super Saiyan 3 effettivamente ci carica insieme ai Golden e via. Golden Int ci dovrebbero caricare abbastanza. Buttiamo via queste orb, ok. Ah, Goku Super Saiyan 3 è il terzo turno, peccato. Non credo sinceramente che vediamo oltre il terzo turno. Cioè, non è che c'è molta vita. Lo si scioglie. Me l'aspettavo peggio, più che altro perché questo fu anche il primo Ezza e... Mamma mia, era terribile da fare, raga. Anche avendo il leader, anche avendo Golden, era terribile, raga. Sto Ezza era difficile in culo, lo dico proprio per quello che è, perché è la verità, era difficile in culo. Me l'aspettavo una difficoltà stronza, giusto perché è l'Ezza di Goku Super Saiyan 3. Ma giusto per quello, me lo aspettavo molto più cattivo. Me lo aspettavo molto più cattivo proprio perché era l'Ezza di Goku Super Saiyan 3. Invece è tranquillo. Ci sta, è content in più, si fa in una mezz'oretta neanche. Purtroppo, sinceramente. Mezz'oretta è anche troppo, però... Ok, finché è così si può fare. Vi permette di utilizzare personaggi vecchi in un modo che sono utili. Perché effettivamente è quello. Sono utili, li potete utilizzare tranquillamente. Ci sta come roba, è intelligente come roba. Vi fa riutilizzare gli Ezza anche morti. Perché alla fine tankano, fanno i loro dannini. Sono utili. Su certe categorie come questa, che è il Resurrected Warrior, che cacchio ci giocate? Quello è il senso. Alla fine dei conti è quello, no? Vi permette di giocarli, li giocate, vi divertite da un lato. Se vi divertite, ovviamente. Ok, l'idea sotto inizia già a piacermi di più. Perché non è una roba che prende molto tempo, sembrerebbe. Cioè, è una roba molto veloce. Ok, il PG lo migliorano, non cambiano le special. Ok, vabbè, amen, peccato. Però tecnicamente parlando è un content in più che aggiungono insieme anche all'aggiunta di un Ezza mensile, ok? È un... altro content da fare con personaggi nuovi poi da utilizzare. Siamo all'ultima run. Giusto un attimo da capire una cosa extra. Costa stamina ogni run, quindi... quello me lo ero dimenticato. Costa 25 stamina come un Dokkan Event. Ogni run che fate è un Dokkan Event, fondamentalmente. Quindi sì, tenete in considerazione quella cosa. Può rompere le scatole, diciamo. Può giusto un po' rompere le scatole. Siete lì, non avete la stamina, non lo finite se non ricaricate la stamina, quello è un po' una rottura. Però va bene, ok. Alla fine, come stavo dicendo, tecnicamente sono tranquilli da fare, non richiedono... Io mi aspettavo veramente che fosse di una difficoltà assurda, proprio non lo fai, stile come il primo Ezza. No, sono tranquilli, si fanno, ti permettono di giocare PG vecchi tranquillamente. Effettivamente sì, ti permettono proprio di giocare non tanto i PG vecchi, no? È più proprio il fatto che ti permettono di giocare gli Ezza. Danno un senso agli Ezza ormai morti, perché è quello. Danno un senso agli Ezza morti, perché senza Ezza qua ci si mette veramente l'ira di Dio a finirlo. Dovete tenere in considerazione il fatto che se ci andate di senza Ezza non tankano bene e non fanno danni. Se mi portavo Hildegard, ad esempio, non facevamo molto con Hildegard. Quindi sì, ti danno un senso agli Ezza vecchi, agli Ezza morti. Quello. Vediamo se riusciamo a uccidere in due turni. Sarebbe la prima volta, ma non credo che lo vedremo. Anche perché Cell si deve veramente svegliare. Vediamo un po'. Cell, ce la fai? No, ok, va bene. Terzo turno e via. Tutte le run tre turni durano. Quindi, ok. Wow, second form Frieza. Let's go.
Ecco qua, andiamo, Goku Super Saiyan 3. Uccidiamo Goku Super Saiyan 3 Super Eza con Goku Super Saiyan 3 Angel Eza. Let's go, è perfetto. È perfetto in questo modo. Ecco qua, perfetto. Boom, addio Goku. Esplodi. Shinne. No, non è ancora morto. Esplodi Goku. Ok, e ora come funziona? Quanto costa in zeni soprattutto? Ok, perfetto, morto. E questa è l'ultima run. Sono 5 stone. 5 run in croce, 5 stone. Non di più. Oh, una missione? Grazie. Non so che cosa sia, però va bene. Super Eza completato, quindi se ora andiamo qua e andiamo per awakenare... Eccolo qua. Ah, cambia così, sì. Ok. Ah, però costa 39 milioni diretti proprio. Non che sia un problema ormai, però... Ok, eccolo qua, Super Ezzato. E ora ce l'abbiamo qua... Si dovrebbe... Ecco, si nota anche facilmente perché c'ha tutto il bordino carino. Ecco qua, raga, questo era il primo Super Ezza del gioco. Come detto, finché non faranno PG con animazioni decenti, credo che non li giocherò se non sono costretto a giocarli. Di vedere questo Goku. Pur quanto è forte, è carino, è forte, però... non mi interessa vederlo. Quindi, primo Super Ezza. L'abbiamo affrontato, ora sapete come si fa tranquillamente. Richiede per account nuovi un po' di sbatti, perché per account nuovi ad esempio richiede che avete PG e ZA, che non sono più in gioco ormai, Cell Tech, robe del genere, non sono più nei banner da nessuna parte. Richiede che sì, avrete alcuni problemi se avete un account nuovo, ma se avete un account nuovo non avete neanche Goku Super Saiyan 3. Lo potete comprare con i coin, ora c'era un bug, c'era la news che c'era un problema con Goku Super Saiyan 3 che non si poteva acquistare. Questa qua è la news, se non sbaglio. Quell'altra. È questa qua, se non sbaglio. Sì. È uscito il Super Eza e tutto. Potete comprare Goku, ma è buggato, quindi non potete ora comprare Goku. Vabbè. Raga, è stato un piacere. Grazie mille per aver visto il video. Lasciate un bel like, commentate. Se siete nuovi sul canale, considerate l'iscrizione. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.